Continuiamo adesso con il premio Boutique di eccellenza dell'anno contenzioso diritto del lavoro. Questo premio va a Lavlex Studio Legale Lavizzari. Andiamo a leggere la motivazione insieme. Per l'elevata comprovata competenza dimostrata negli anni nel contenzioso giuslavoristico, per la gestione di vicende particolarmente complesse e la consolidata esperienza in tutte le controversie lavoristiche, fanno dello studio legale Lavlex un'eccellenza in materia di contenzioso nel diritto del lavoro. E beh, eccellenza è una delle parole che caratterizzano sempre i nostri awards. Io saluto in collegamento l'avvocato Gianluca Lavizzari, socio senior dello studio legale Lavizzari. Grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Allora, un commento a caldo come faccio con tutti gli altri ospiti, insomma, chiedo anche a lei. Beh, è una grossa soddisfazione. Grossa soddisfazione, specie poi per il socio fondatore, mio padre dello studio, che è un pioniere del diritto del lavoro, e una soddisfazione ancora maggiore del solito, perché per noi si tratta di una conferma e quindi è una inaspettata soddisfazione. Certo, assolutamente. Nella motivazione abbiamo letto e abbiamo detto, insomma, entrambe le cose, per la gestione di vicende particolarmente complesse. Beh, in questo periodo, insomma, di vicende complesse ne abbiamo vissute molto. Molte. Beh, sì, poi ne abbiamo vissute molte perché è complessa la legislazione, non si sa, non si è in grado in maniera preventiva di capire l'approccio da dare a delle situazioni, a fronte di una legislazione alluvionale d'emergenza, non chiarissima ovviamente come capita spesso da noi, e per cui le vicende sono complesse, non si sa, non si è in grado soltanto di immaginare, di prevedere come in sede contenziosa un certo istituto, una certa situazione sarà affrontata e risolta. Ecco, avvocato, le posso chiedere quindi il vostro approccio per il futuro, che poi per futuro intendo dire da adesso in poi, insomma, anzi anche i giorni che hanno preceduto questo momento, il futuro post coronavirus, mettiamo così. Ma io credo che l'approccio sarà poi sostanzialmente il medesimo, nel senso, si dovrà vedere cosa succederà, se ci sarà, come molti dicono, un contenzioso numericamente importante, non lo si può sapere, lo si può forse facilmente immaginare, però diciamo così che gli istituti che vengono in considerazione rimangono comunque sostanzialmente gli stessi. Certo, affiancati da questa legislazione provvisoria, che lascia un po' sconcertati per come è stata scritta. Lei consideri che abbiamo dovuto fare un parere con una società, la nostra cliente, che ha la casa madre in Germania, e abbiamo trovato una grandissima difficoltà a tradurre alcuni commi, alcuni articoli di legge in inglese. E questo è il problema. Noi abbiamo un linguaggio che ormai sappiamo interpretare, affrontare, eccetera, eccetera. Ma se una legge italiana la si deve tradurre in inglese, è un problema. È un problema, e questo è il problema dei problemi. E forse dal punto di vista di chi fa contenzioso può essere anche un qualcosa di positivo, però diciamo così che è una patologia del sistema italiano. Certo, assolutamente, questa è una cosa molto interessante che lei ci ha detto, avvocato. Io volevo anche salutare chi è con lei, insomma, non so se vogliono dire qualcosa a voce. Io prendo intanto il mio socio, l'avvocato Alessandro Tornelli, l'avvocato Giulia Passa15. Buongiorno. Che è tra l'altro la mia collega che si è
si è cimentata in questa traduzione in inglese. Ah, ecco. E poi sì, abbiamo lavorato in team e abbiamo trovato veramente delle difficoltà. Abbiamo poi risolto, ma non è stata una cosa semplice. Bene, allora motivo in più per aver voluto salutare a voce anche loro. Insomma, grazie e complimenti, che dire, è sicuramente un ottimo modo per guardare la ripartenza, anche se poi a quanto lei ci ha spiegato, avvocato, insomma, sarà tutto un proseguire rispetto a quello che già si faceva prima, chiaramente magari con un occhio di riguardo in più. Quindi io la ringrazio, l'avvocato Gianluca Lavizzari, socio senior dello studio legale Lavizzari. Complimenti per il premio a tutti. Grazie. Grazie mille ai miei ospiti e noi proseguiamo con la premiazione.